Salve a tutti amici di YouTube, siamo qua per fare un nuovo video con una nuova lava biancheria, con una nuova lava biancheria protagonista. Scusate, a volte tendo a parlare troppo veloce e magari rischio anche di essere incomprensibile. Questa che vedete è una 45 centimetri, sempre della Aighè. Come potete vedere, una 6,5 kg. Ok, carichiamo il nostro. Dobbiamo lavare delle lenzuola da mezzo letto e due teli copridivani. Ecco qua. Carichiamo. Ha le stesse caratteristiche questa, che poi è il top di gamma delle 45 centimetri della Aighè, e ha lo stesso software con qualche cosa di variato rispetto a quella alla 87 490 che ho avuto. Chiudiamo lo blò. Perfetto. Accendiamo la macchina. Benissimo. Come potete vedere, ha lo stesso display, le stesse funzioni. L'unica cosa è che questa non c'ha la funzione antipiega e la funzione refresh a vapore. Allora, rimaniamo sui cotoni, come potete vedere. Programma cotoni, lasciamo 40 gradi. Non 1400, perché questa l'Aighè è l'unica azienda, a meno che sappia io, tranne se non c'è qualche altro marchio che non conosco, che fa la 45 cm con motore inverter. Naturalmente che li fa anche l'Ariston, però con queste prestazioni è solo l'Aighè, e che raggiunge i 1400 giri, nonostante sia una 45 cm. Allora, lasciamo non 1400, ma mettiamo 1000 giri. I risciacqui ne lasciamo 2, quindi ne fa 4. Ok, e lasciamo infatti 3 ore e 6. Poi tenete conto che i primi 15 minuti fa l'imbibimento e quindi calcola anche la quantità di biancheria che è inserita, e poi regola il tempo in base. Lasciamo 2 risciacqui aggiuntivi. Ha le stesse caratteristiche comunque a livello di software della 87 490 che ho avuto, della Protex Plus. È lo stesso software, qualcosina hanno modificato, qualcosa, poco, più sulle rotazioni, ecco. Sono quasi tutte uguali, hanno forse aggiunto qualcosa. Laviamo 40 gradi, vedete che si può portare fino agli risciacqui aggiuntivi 5, e questa è una bellissima cosa, perché comunque la biancheria, almeno parlo per me, la voglio ben sciacquata. Ok. Abbiamo impostato tutto, possiamo farla partire.
fa la precarica. Ecco, da 2 ore e 58 ha abbassato quasi
quasi un'ora, 2 ore 19. Ha abbassato il tempo, ha diminuito il tempo. Siamo sempre nella fase di lavaggio. Thank you.
Scarico acqua del fine lavaggio. La lavabiancheria sta scaricando l'acqua di fine lavaggio. Non effettuerà la centrifuga intermedia di fine lavaggio perché nei programmi Cotoni la macchina è impostata, il software è stato creato apposta sul programma Cotoni che non effettua centrifuga intermedia fine lavaggio. Invece nei programmi Eco e antiallergie, la lavabiancheria a fine lavaggio effettua la centrifuga intermedia. Faccio una piccola correzione. La macchina effettua la centrifuga intermedia fine lavaggio. Molto probabilmente è stato modificato il software rispetto alla 87490. Perché la 87490, quella da 9 kg, la Protex Plus, non effettuava sul programma Cotoni la centrifuga intermedia, faceva solo uno scarico acqua e poi iniziava con i risciacqui.
fuga intermedia a 800 giri. Primo risciacquo. Scarico acqua del primo risciacquo. Thank you.
Thank you.
Secondo risciacqua. Scarico acqua del secondo risciacqua. Thank you.
Terzo di sciacquo. Scarico acqua del terzo di sciacquo.
quarto ed ultimo risciacquo con ammorbidente. Scarico acqua del quarto ed ultimo risciacquo con ammorbidente. Thank you.
Thank you.
La lavabiancheria ha terminato la centrifuga finale, che è durata 7 minuti a 1000 giri, che io non ho filmato tutto per intero.